Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al 29esimo episodio di The Legend of Zelda The Majora's Mask, il let's play ovviamente, a fanculo. Sono andato, no, non rompe. Allora, benissimo, siamo ancora qua. Ma sarà anche questa un episodio di subquest, dato che avevo detto nello scorso episodio che ne abbiamo fatte tante. Bene, eccoci qua. Allora, quindi se vi interessa seguire il tempio, andate pure al prossimo, insomma, al video dove lo farò, non so bene dove. Allora, prendiamo due fagioli, magari servono, dai. Allora, scullacata, cata, house. Allora, benissimo, andiamo. Bene, andiamo. Song of Soaring. Faccia di culo. Andiamo. Eccoci qua, l'angelo e il diavolo. Oh! Bene. Va, finito di favessi, andiamo. La luna che ci guarda sempre con il suo sguardo bello, sorridente. Molto simpatica la luna. Allora, ci servirà una bottiglia vuota là dentro, ma comunque l'abbiamo. Tanto ogni volta che venivo qua raccoglievo una fata almeno. Allora, immagino avete presente questo posto, cioè ve lo ricordate di sicuro. E benissimo, proprio qua vicino c'è la scullata. La scullata house, vai, chiamiamola scullata. In italiano perfetto. Perfetto, let's going. Anche questo è inglese. Molto forbito. Lì ci dovrebbe rupie, cazzate, non mi interessano le rupie. Dovrebbe va a prendere un bastoncino Deku. Bastoncino Deku ci serve per entrare. PS, nel caso non ve lo ricordiate. Dado, dov'è la scullata? Non è più là, fanculo. Allora, andiamo, vola, stronzolo. Stragonoft, andiamo. Sputato. Allora, ci sono diversi modi comunque per entrare nella casa, non solo col bastone di Deku. Soprattutto al punto dove siamo arrivati noi, potremmo tranquillamente usare delle frecce. Ma vabbè, allora leviamoci La mascherina. Perfetto, abbiamo un bastone. So dove cazzo l'ho trovato, ma comunque sia. Bruciamo l'entrata. Salviamo. Ed entriamo. Benissimo. Allora andiamo. Ah già, mi servono due ampolle. Ebbene, sono proprio un coglione sono. Perfetto, allora una, usiamo subito la fatina. Ma che bello! Sacrificati per me. Bene, si è sacrificata. Il cane qua. Ora ditemi voi, un cane. Bene, un cane così messo a caso. Allora, sarà di questo bel signore qua che ci guarda molto, molto simpatico, vero? Ciao! Allora, aiutami, non sono un mostro. The spider's curse, it made me this way. Una maledizione molto simile a Ocarina. Però lui ci chiede di distruggere i scullata, come cazzo si chiamano, e sarebbe l'anima di questi ragni e lui tornerà alla normalità e ci cederà una cosa abbastanza importante. Allora, che palle questo posto, che palle. Perfetto, non ricordo perfettamente dove siano, ma più o meno. Perfetto, ci serve Lookshot. In realtà non serviva, bastava aspettare che arrivasse giù, ma io sono stupido e lo uso quanto mi pare. Allora, uno, eccolo lì, questo non me lo ricordavo. Chissà quanto stavo a cercarlo, mi sembra ce ne siano 4 o 5 in questa stanza, troppo facile se no. Eccolo qua, perfetto. Allora, vedete questi cosi, ecco. All'inizio mi ero dimenticato che cazzo servisse. Infatti io prima di fare una parte del let's play la faccio sempre una volta da solo, per nelle parti più difficili come questa. Inizialmente mi ero dimenticato di che cazzo servisse sto coso. Poi dopo un po' ho provato ho trovato l'utilità degli insetti della prima stanza. Cioè a qualcosa dovevano servire ben meglio che mi stiano serviti adesso. Distruggiamo, dentro a quelle giare non ci dovrebbe essere niente, dentro a quei vasi laggiù. Vai, andiamo.
Ce n'è uno anche alle Loma di Venice di questi buchi fatti a buco di uno. Mamma mia, che bei paragoni. Allora, bene. Vieni qua. Scullata. Abbiamo fatto la prima stanza. Oh yeah. Bene. Non bene. Bene. Allora, salvo perché a stanza a stanza salverò. Bene, bene, bene. Insomma, salvo ogni stanza. Quale facciamo? Intanto prendiamo dell'acqua che comunque ci serve. Scoprirete perché è abbastanza palese alla fine, dai. Di nuovo, prendiamone un altro po'. Allora. Andiamo. Andiamo di qua, va. Allora, dove cacchio? Una pietra, andrà distrutta? Ma guarda un po'. Usiamo una delle 5 bombe che abbiamo. Ah, usiamo la Blast Mask. Non voglio fare lo schizzinoso io, eh. Oh, ma allora. Ti vuoi far esplodere, scusa Link? Ti costa tanto? Effettivamente sì. Allora, vedete qua c'è il buco. Il buchino per metterci il pisellino? No. È per metterci i fagiolini magici. Perfetto. Filiamoci il fagiolo. Però dato che voglio fare il perfezionista gli do l'acqua dopo. Almeno soffre un po'. Oh, sai che posso mica sempre. Allora, crepa. Che, ma vuoi morire? Bene. Allora, adesso ci servirà Lookshot, ma comunque. Stanche de crepa. C'ho una mira. Scusate se si muove il microfono. Allora. Lookshot. Mamma mia. Una mira, eccolo qua, vediamo un po' se lo becco così, ecco preso. Perfetto. Ah, dove cacchio era l'altro? Lassù, sì, mi sembra lassù. Dov'è? No, aspetta, forse sbaglio qualcosa. Dov'è che era lì? Staronzolo. Ecco a che cosa serve il fagiolo, ragazzi. Insomma, tutto è collegato. Andiamo. Anche se questa missione serve per chi non ha Lookshot. Quindi probabilmente, io non l'ho mai fatta prima di ottenere Lookshot, il fagiolo servirebbe per raccogliere i ragni sulle pareti, quello che abbiamo ucciso prima, per esempio. Allora, adesso miriamo lo stronzo, l'os lì, la festina di minchia, bene preso, e niente, vediamo se, non ricordo se dovevo saltare, ma che ne so, io ho sempre usato Lookshot. Cos'è che me ne frega? Vero, io sono moderno. Mica come quelli che fanno questa missione quando si dovrebbe effettivamente fare. Allora andiamo, salta. E usiamo Lookshot. Sali! Accidenti! Sali, su. Un passo alla volta. Spero ti salzi la gonna. Bene. Guardate com'è lungo Lookshot. Perfetto. Aspettate un attimo. Allora, ci manca. Quante ce n'erano in questa stanza? A te, tanto subito a fanculo. Via. Ok, siamo al nono. Aspetta. C'è qualcosa che non mi torna. Eccolo qua. Stronzolo. Merdone, stronzolo. Super stronzolo. Salvo. Ok, erano veramente tutti stavolta. Andiamo su. Allora, adesso mi sa che passo di sopra. Sì, passo di sopra. Ah, oh, non mi faccio nemmeno tanti dubbi. Bene. Quant'è che ce n'erano? Ma che ne so. Sembra pochi nella stanza adesso. Nella stanza di adesso. Allora. No, l'ho visto. No! È di qua. Dov'è? Eccolo lì. Allora, uno è qua, lì a bischero. Guarda, proprio contento di essere lì, eh. Proprio felice. Ma non mi vede. Imbecille. Allora, uccidiamolo per vendetta personale. E prendiamo... Siamo a 12 già. Salvo continuamente, ho paura si blocchi l'emulatore. Bene. Sì, infatti ho una paura che si blocchi perché... fate conto che alcune parti di gioco, per colpa di questo emulatore di merda e dei suoi salvataggi, che comunque
Talvolta sono anche utili. Beh, ho dovuto ripetere, ad esempio, il fatto delle uova varie volte. Non dico quante. Tra miei errori e altre cazzate, l'ho dovuto ripetere. Vedete che cosa laggiù? Bene, non abbiamo insetti. Ma non c'è. Non credo ci siano ragni dentro. No, non ci sono. Allora. Bene. Vediamo un po'. Qua cosa c'era da fare? C'era. Allora, innanzitutto bisognava colpire questi osi. Alveari, ecco. Allora. Oh, buono! Colpivo subito dove c'era. Bene, possiamo. No. Possiamo buttarci. Andavo e non colpivo tutti. E osi. Qua ci sono le api. Ho fatto una cazzata a buttarlo giù. Quale sarà? Quale sarà? Vediamo se questo qua. Bene, l'abbiamo preso. Ce ne sono solo due. Accidenti all'ape di merda. Allora, effettivamente gli abbiamo rotto il cazzo. Ah! No! No! Bene. Allora. Ce n'è uno lì dentro. Ovviamente. Facciamo un casino. Uccidiamo sti figli di puttana. Na 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 na. Crepa crepa crepa. Vedete speciale? Faccia di merda. Vabbè. A lui ci pensiamo dopo. Nè, 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 nè. Allora, distruggiamo. Via. Dov'era? Qua. Eccolo qua. Faccia di chiappa. Bene. Allora, lui pensiamo dopo, ho detto. Qua, dietro. Eccolo qua. Benissimo. Do una bella salvatina all'emulatore. Ok. Allora. Adesso si fa svegliare sto tizio qua. Perché scusa. No, non so che. Ma sento russare. Ah, dorme, Allora, bene. Com'era? Suonata della Waking, giusto? Com'era, ragazzi? Ve lo ricordate? Up, left, right, up. Oh, yes! Le lezioni di inglese by Dido. Ne prenderete tutti quattro. Grandi. Bene. Svegliati. Le zone. Ma dai, faccia a bocchinaro. Andiamo, smettila di faversi. Bambino down, smettila. Bene, allora, ci netta alla sua mamma. Fatto perdere tempo. Bene, saltiamo, facciamo un bel salto. La 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 la. Allora, basta le cazzate. Scendi giù. Allora. No, però, se può. Adesso io ti faccio il culo. Ed eccolo lì. Vediamo che colpo nel capo. Guarda, guarda, imbecille, proprio imbecille. Stenchiti. Ma con questo proprio automatico. Cioè, non ho nemmeno guardato il cazzo c'era nella stanza, ma vabbè. Distruggiamo tutto. Uno scullaca lassù. Tanto prendiamo lui perché. Vada, lo uccido da qua giù perché sono alternativo io. Oh, e voi no. Tutti cattivi. Lo piglio anche da qua perché sono super ghetto. Oh, yes! Salvo, salvo, salvo. Sempre a salvare sono, dicevo. Mi si è bloccato. Si è bloccata anche la registrazione. Bene, 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 bene. Allora, uccidiamo questo tizio qua. Guardate che bello c'è. C'è l'alveare qua. Oh, eccolo lì l'alveare. Un'altra scullata, voi la vedete alla mia sinistra. Abbastanza semplice prenderli. Brutto be vecchio schifoso. Vieni qui. Accidenti. Non so se ho fatto bene a scendere. Accidenti. Vabbè. Ripeto, accidenti. Vieni qui. Accidenta la tua mamma. Vediamo se a distruggere anche gli altri alveari, ma non ricordo, ragazzi, quale c'è da colpire. Ecco qua, niente. Già meglio di niente. Beh, ragazzi, vediamo chi capisce questa battuta. Chi la capisce la scrive nei commenti. Allora, d'estate ci sono solo due tipi di pazienti dentro le sale degli ospedali. I vecchi e i malati di mente. Per fortuna nella mia camera c'era solo un vecchio. Benissimo. Chi capisce
Chi capirà questa battuta lo citerò nel video dopo. Ma è una cazzata. Merda. I bugs. I bugs bisogna prendere. Accidenti a me. Sono una fava. Sono una fava. Ci sto anche. Bene. Salvo finché non torno quel punto lì. Accidenti. Ah ragazzi, mi sono ricordato una cosa importante. Insomma, ricordato. Sono andato a fare scorta di bugs. Dato che sono dovuto tornare alla stanza principale. A questo punto proviamo quel buco che c'era nel muro che prima non ho bucato. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Che c'è, che c'è, che c'è dentro, che ci sarà. Vediamo se è una sofa o delle rupie. Vediamo un po'. Eccola, eccoli qua, le termiti. Mangiano Link Deku, ma vabbè, lasciamo sta ste cazzate. Affanculo, c'è un e io non me lo ricordavo. No, a parte gli scherzi. Ragazzi, io a volte, delle volte scazzo, però spero che il Let's Play lo stia facendo benino. Non dico bene, ma dai, speriamo. Cioè, diciamo, cerco, almeno i dungeon, anche come questo, cerco di farli bene al 100%. Ah, bene, dato che ci siamo, vediamo sotto sto sasso. Ecco, affanculo. Potevo prenderli semplicemente qua. Ho le bottiglie piene, ragazzi. Ho le bottiglie piene. Guardate quanti insetti che ho. Tranne l'acqua. Tranne un buco d'acqua. Un buco dedicato all'acqua. Allora, né qua, né là, ma nell'acqua, bene. Allora, scendiamo giù. Andiamo, 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 su. Link, hop, 1, 2. Allora, perché? Ma, brutti coglioni. Allora, vediamo un po'. Dov'è? Ah, eccolo. È per raccapezzarmi, eh. Allora, perché con l'emulatore non ricordo il pulsante per mettere prima persona, allora. Bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Bene, ho guadagnato delle frecce. Adesso ci mettiamo il fagiolino. Perfetto. Adesso l'acqua, almeno abbiamo una bottiglietta d'acqua libera. Mettiamo. Allora, ciò che vi sto facendo vedere è vi spiego. È più utile a chi non ha il rampino e quindi vedete che giro fa all'incirca, aiuta a raccogliere gli altri insetti. Salvo di nuovo. Benissimo, andiamo. No! Accidenti. Siamo a 17, 18 minuti, bisogna muovere il culo. Allora, muoviamo il cosiddetto sederino e andiamo. Dove erano? Allora, qua ce n'erano veramente tanti. 6, addirittura. Anche perché sono 30. Oh, ce ne sono alcuni sull'albero. Mi sa che gli devo fare giù. Ah, come? Accidenti a me. Sai, non mi ricordo come fare. No, bellino sei così, ma aspetta. Aspetta. Niecene, 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 niecene. Perché scivola? Ci diventa un uomo. Perché scivola? Dovrebbe stonfare contro l'albero. Ed eccoli qua. Dovrebbero cadere in 3, non in 2. Mettiamo la Deku Mask, dai, che fa il giro giro tondo. Madonna sciuca, Bene, facciamo il giro giro tondo. Un paio di volte. Allora, 26. Uno lo lasciavo lì nell'erba, ma tanto si vedano. 27, 28, 29 e 30. Perfetto. Abbiamo finito. Salvo di nuovo. Bene, andiamo. Allora, basta fare sti versi. Andiamo, andiamo, andiamo. Che siamo, abbiamo finito il tempo. Adesso riceveremo una maschera abbastanza importante. Cioè ci farà ottenere qualche cuore. Ci farà parlare con le pietre Shaken. Come in Ocarina of Time, questa maschera. Basta.
Oh, I've been saving that took that I was going to die. You see, a while back someone told me I could become rich and he gave me this mask. Sì, ma chi se ne frega? Lui voleva diventare ricco. Non ho capito un cazzo, ma chi se ne frega? Non fa parte della storia, non ritengo opportuno tradurre i problemi di questo tizio. Abbiamo ottenuto la maschera della verità, anche se in Ocarina of Time si chiamava Maschera Shaken. Adesso potremo parlare con gli animali, con le pietre Shaken e con Gesù. Esatto. Allora, Ruf Ruf, stupid master, his ears are always filled with greed and desiderio. Probabilmente il suo padrone è parecchio avaro. Ma chi se ne frega? Abbiamo finito questa side quest. Musica. Oh yes, oh yes. Balliamo tutti insieme. Abbiamo finito questa side quest. Siete pronti? Musica tra via. Oh yes. Basta. Allora, è finito l'episodio, ragazzi, ci vediamo al 30° episodio, dove cercherò di arrivare al 12° cuore e appena sarò arrivato a 12 cuori entrerò nel terzo dungeon. Quindi ciao a tutti ragazzi e continuate a seguirci, iscrivetevi, fate un bel ballettino gay come questo e a questo punto salvo e vi saluto. Ciao!